Questa magnifica camelia è della varietà Marianna Gaeta, che attorno al 1870 Giuseppe Gaeta selezionò e intitolò alla figlia Marianna. E oggi, a distanza di quasi 150 anni, è tornata nel luogo in cui è nata e è tornata a fiorire per noi, per il FAI, per queste giornate di primavera. È stata la riscoperta della natura il valore aggiunto alle giornate del FAI di primavera, l'evento che ha toccato contemporaneamente 1000 luoghi in tutta Italia sabato 25 e domenica 26 marzo. Montevarchi è stata l'unica località della provincia di Arezzo che ha ospitato la giornata FAI di primavera. Questa è la 25esima giornata del FAI di primavera, abbiamo scelto Montevarchi per la sua vivacità, anche accogliendo con molto piacere l'invito del sindaco. Per l'occasione la città ha aperto le porte dei suoi gioielli più belli. Il Castro e il Paleontologio sono due musei accreditati dalla regione di cui siamo veramente fieri, il Museo d'Arte Sacra. Avremo però l'opportunità dopo 10 anni finalmente di rivedere completamente restaurato anche il Palazzo del Podestà, che è il nostro un palazzo istituzionale di maggior rappresentanza. Ma insieme ai musei e ai palazzi ci sono naturalmente le meravigliose ville, ricordiamo in primis Villa Masini, che è stata una delle scenografie, degli ambienti del premio Oscar della Vita è Bella, ma abbiamo voluto quest'anno in maniera esclusiva inserire in questo percorso FAI anche le bellezze delle nostre frazioni. E al fianco delle bellezze storiche, il FAI quest'anno ha proposto anche le altrettante meraviglie che offre la vita immersa nella natura, come testimonia l'azienda di Laura Peri, giovane imprenditrice montevarchina che ha deciso di lasciare un lavoro nel marketing per tornare alla natura e dedicarsi così con passione all'allevamento del pollo valdarnese, una specie autoctona. Possono vedere come è fatta l'azienda e le basi su cui si fonda l'azienda, quindi diciamo ampi spazi e gli animali liberi all'aperto che si cibano di gran turco, granaglia e tutto ciò che trovano fuori.